Oggi, con il contributo della neurologia, si sono fatti dei passi avanti nella diagnosi e anche nell'impostazione della terapia nei casi di sordità improvvisa. Sordità improvvisa è un problema che coinvolge una popolazione spesso giovane adulta e non è un problema di poco conto o di scarsa frequenza. Quello che oggi fa la neurologia è essere in grado di valutare, soprattutto nella fase precoce, quindi nei primi giorni dopo l'evento, in modo molto preciso, con apparecchiature particolarmente sofisticate, la risonanza magnetica ad alto campo, in modo particolarmente preciso le strutture dell'orecchio interno e capire, con un dettaglio che prima non era possibile, il problema reale, cioè che cosa sta succedendo all'orecchio? Perché l'orecchio ci sente poco? Può essere un problema di un'infiammazione, può essere un problema di una emorragia, di un'ischemia. Ora, queste cose possono essere viste direttamente dalla risonanza magnetica, proprio per il livello di tecnologia così raffinato che questa macchina ha raggiunto. Ovviamente questo viene inserito all'interno di un percorso di diagnosi e di terapia che va fatto in stretta collaborazione con l'audiologo, il paziente che improvvisamente non percepisce più il suono di un orecchio, va in pronto soccorso, va da un audiologo e l'audiologo ovviamente ci riferisce, possibilmente appunto in tempi rapidi, il paziente e noi siamo in grado di capire dove sta il problema. Insomma, ovviamente poi non sempre questo è possibile al 100%, ma con una buona percentuale noi siamo in grado di identificare dove sta il problema e quindi indirizzare la terapia che il collega audiologo poi metterà in atto.